che cosa consiste la garanzia di un prodotto? Beh, a parte che di che prodotto parliamo? Di un prodotto che costa poco, di un prodotto che costa tanto? Quando compri un prodotto ne paghi uno per prenderne due. Qualcosa che per garantire un prodotto, diciamo? È la ditta, la casa certifica che tale prodotto è garantito per un tot di tempo. La garanzia dei prodotti dovrebbe essere l'arma che viene messa a disposizione dei consumatori per tutelarsi in caso di acquisto di un prodotto che poi si rivela fallato, non funzionante, qualsiasi tipo di problema che può avere un prodotto che viene comprato. E quanto dura? Beh, dipende dal prodotto. Dipende dai prodotti, normalmente credo dai 6 ai 18 mesi, credo di aver comprato un prodotto, una lavatrice, una lavasciuga, quindi era abbastanza lunga, forse anche 3 anni. Su presentazione dello scontrino, se c'è qualcosa che non va, hai tempo 2 anni per chiedere comunque l'assistenza al prodotto. Lei sa se la garanzia può essere fatta valere anche per i prodotti acquistati online? Credo di sì, dipende da che sito vai comunque, dipende da chi compri. Ma non penso che comunque valga per i prodotti acquistati online. No, non lo so. Beh, la garanzia per i prodotti deve esserci sempre. Se le si rompe un prodotto, lei da chi va per farlo riparare? Purtroppo era capitato a mio conoscente, tutti i rivali su chi te l'ha venduto, ma in realtà devi andare da chi l'ha costruito, quindi è un grosso macello. Da occasionali negozi che riparano un po' tutto. Hai mai dovuto far valere la garanzia? No, non direttamente, però so di persone che l'hanno fatto e hanno avuto problemi con la solita storia che se non hai la scatola o le cose corrette non la riconoscevano. Non ho avuto la sostituzione del prodotto e mi è stato detto che cioè, ho dovuto ripararlo di tasca mia. La legge parla chiaro. Tocca al venditore rispondere dei difetti e far riparare gratuitamente i guasi dei prodotti che compriamo, per 2 anni dalla data di consegna. Nonostante siano passati 8 anni dalla sua entrata in vigore, per gli italiani la legge sulla garanzia resta una semi sconosciuta e nei negozi c'è chi se ne approfitta. È quanto emerge dalla nostra inchiesta basata sulle segnalazioni dei consumatori. Per non accollarsi l'assistenza in caso di prodotto difettoso, troppo spesso i negozianti danno informazioni fuorvianti e mandano il cliente dal produttore. La cosa importante è fare una copia dello scontrino e conservarla accuratamente. Quando poi vi è un guasto del prodotto oppure un malfunzionamento, si va dal venditore. A volte i venditori tendono a scaricare su il produttore i loro centri di assistenza. Rifiutate perché è un obbligo del venditore. Ove non vi assista, inviategli una raccomandata con ricevuta di ritorno per far valere i vostri diritti.